che ne sono fiero, sono un italiano vero. All right. Bentornati in questo nazionale video tutorial. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna di accordi e spartiti, e con questo video tutorial di chitarra acustica proverò a spiegarti l'italiano, il brano che ci rappresenta un pochino in tutto il mondo. Un brano presentato da Toto Cotugno nel 1983 al Festival di Sanremo, col quale è arrivato quinto. È un brano che si presta ad essere studiato ed interpretato da chi ha iniziato a suonare la chitarra da poco. Ti spiegherò quindi gli accordi, la ritmica principale che ha questa tecnica del click, che è una tecnica percussiva abbastanza interessante, ma ti voglio spiegare anche un intro per poterla fare senza necessariamente cantarci sopra. Partiamo proprio da questa cosa qua. Se ti riesce difficile, non ti preoccupare, fallo tranquillamente con gli accordi che sentirai poi quando ti spiego la strofa. Io parto così: accordo di La minore, preso in quinta posizione, Do al canto, di passaggio canta il Si, quindi un La minore nona, ma accordo di Re minore con il La al canto e poi con il Fa, quindi prima e seconda corda. Da questo punto Re minore settima e di nuovo La minore con il La al canto e il Mi. Mi sposto, La minore settima, ci metto anche un accordo di Mi e una svirgolata, quindi e termino sempre con una frasettina per poi partire con la ritmica, quindi Mi, Mi, Do, Re, Do, Si, La sulla terza corda, dopodiché ritmica. Sentiamolo lentamente tutto insieme. E parto con la ritmichina. Ti ripeto, se viene difficile puoi banalmente arpeggiare rapidamente gli accordi del ritornello, che è la parte che abbiamo appena fatto sostanzialmente, intro barra ritornello, che sono La minore, Re minore, La minore, Mi settima o Mi maggiore, va bene tutti e due gli accordi, magari prima Mi maggiore poi Mi settima e La minore. Appoggerai quindi l'accordo di La minore molto lentamente. Lasciatemi cantare, magari con questi, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. E partiamo con la ritmica. La strofa sostanzialmente è fatta solamente su un paio di accordi, che sono La minore con questo abbellimento di una nota Fa, che a me piace inserire, e accordo di Mi maggiore barra Mi settima. Se ti va, puoi sempre tenere questo abbellimento della nota Fa sull'accordo di Mi, spostando però l'accordo in questa forma, da qua, stoppando la prima e la sesta corda, ovviamente la nona bemolle, che è questa nota Fa, ce l'ho sulla seconda corda, Mi, Fa, Mi. Senti che la nota è la stessa. Comunque è un'opzione e un micro colore che puoi mettere o non mettere in base al tuo piacere. Ritmica numero 1.
Ti consiglio in primo luogo, per avvicinarti un pochino all'idea ritmica del brano, di suonare semplicemente stoppando le corde, perché deve già suonare così. Gli accenti importanti sono il secondo e il quarto tempo, che poi andremo a stoppare con il click, però già di default 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, un po' più lenta, 2 3, un po', non è una ritmica dritta, è un po' swing, se no diventa una cosa del genere, e immaginatela con un accordo, non ci siamo, c'è un importante senso ritmico swing, quindi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, con l'accordo. Ora, una volta che hai capito questo senso ritmico e che gli accenti forti vanno sul secondo, 2 3, e sul quarto, aggiungi questo elemento percussivo che otterrai stoppando le corde con questa parte del palmo, quindi 1 2 3 4 1 2 3 4 e 1. Deve proprio suonare con una componente di alte frequenze importante, non è un effetto del genere, sicuro e forte. Questo è l'effetto ritmico. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sulla finestra. Ecco, ti puoi divertire un pochino a inserire questa nota fa anche in momenti diversi. Questa sostanzialmente è la ritmica della strofa. Ti consiglio di studiare questa aggiunta della nota fa, riesce a dare un po' di varietà armonica, se non altro a una strofa che è composta semplicemente da due accordi. Passiamo al pre-ritornello. Se questo video tutorial di chitarra ti sta piacendo, iscriviti al canale YouTube di Accordi e Spartiti. È un'operazione assolutamente gratuita e semplice per te, per noi significa tanto, ci aiuta a crescere e a fare contenuti migliori. Quindi namaste e continuiamo con il video. Apriamo con un Do maggiore, che io prendo con il basso di Sol, La minore, Mi maggiore, tra parentesi Mi settima, e La minore, con uno stop per lanciare il ritornello. Suore con più donne sempre meno, suore. Italia, buongiorno Maria, siamo pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. E andiamo quindi al ritornello, inizia, l'abbiamo già visto in realtà, Re minore, La minore, Mi maggiore, Mi settima e La minore. Gli accordi sono gli stessi dell'intro, con l'unica differenza che avrò anche la ritmica. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare. Fa quando ho piacere. A questo punto, dopo il primo ritornello, ho una modulazione. Cosa vuol dire? Che mi sposto, cambio tonalità. Dalla tonalità di La minore, udite udite, ci spostiamo in tonalità di Si bemolle minore, quindi saliamo di un semitono. E per rendere questo passaggio armonicamente meno tosto, chiamiamola così, La minore con l'aggiunta del Fa, Fa settima, quindi quel Fa che già era nell'aria diventa un accordo di dominante, Fa settima che risolve su Si bemolle minore.
gli accordi quindi della seconda strofa saranno alzati di un semitono, si bemolle minore e fa settima, o se preferisci lo puoi prendere anche qua, sempre con questo passaggino della nona bemolle, che è tanto carino. Il si bemolle minore lascialo qua, tranquillo. Italia che non si spaventa, crema da barba lamenta, e un vestito gessato sul blu, e continuo. Magari il falo cambio ogni tanto per dare un po' di varietà. Idem succede per il preritornello nella nuova tonalità. Gli accordi cambiano, re bemolle, che io prendo in questo modo, ma possiamo prendere anche qua, è uguale, come se più comodo, capisco che questo sia un po' più scomodo di questo re bemolle, che sarebbe comunque lui, come fai si maggiore, lo porti avanti e fai il re bemolle. E giustamente chiudo si bemolle minore, fa settima e si bemolle minore di nuovo, che puoi prendere anche qua, fa settima e si bemolle, dipende da dove preferisci prendere gli accordi. Se il re bemolle lo prendi qua, chiaramente potresti andare qui, che sei comodo. Se tu il re bemolle decidi di prenderlo qua, si bemolle, fa settima e si bemolle. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, non sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, anche qua ritornello, cambiano un filo, mi minore, mi bemolle, minore, si bemolle, minore, fa settima e si bemolle. E di nuovo mi bemolle minore, e di nuovo si bemolle minore, e di nuovo fa settima, e chiudo sul si bemolle minore. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Eccetera, la ritmica rimane sempre la stessa, fa settima, rallento e chiudo su un bel si bemolle, o perché no, ancora meglio, si bemolle minore sesta, ancora più jazzy. Molto bene, io a questo punto ti ho spiegato le varie sezioni del brano, la ritmica, gli accordi, la modulazione, l'intro. Spero di esserti stato utile, spero che questo video ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato anche simpatico in tutto ciò. Io ti ringrazio per averlo visto fino alla fine, noi ci vediamo chiaramente in un altro video tutorial, sempre sul canale YouTube di Accordi e Spartiti. Ciao!